bentornati sul mio canale. Mi scuso per la luce, ma c'è brutto tempo, ho acceso anche la luce artificiale, speriamo che regga. Questo è il video di in collaborazione con le mie carissime colleghe, amiche, youtuber del gruppo Passion Youtubers. Come sempre vi lascio giù nell'info box il link di tutte le ragazze che partecipano a questo video. E se vi va andate a sbirciare. Allora, in questo video parleremo ovviamente di prodotti preferiti del periodo. Io ne ho selezionati veramente pochi perché sono i prodotti che utilizzo di più quasi tutti i giorni, quindi sono per forza i miei preferiti perché non riesco a farne a meno. Allora, come primo prodottino che vi faccio vedere è questa palettina di Make Up Revolution Cream Contour Ultra Pro HD. Questa palettina è in crema, pensata per fare il contouring ovviamente. Io la sto utilizzando invece come fard e come illuminante. Allora, come fard utilizzo questi due prodottini a seconda del trucco che ho. Questo è un po' più caldo, questo è un po' più freddo. E questo invece è l'illuminante in crema. Guardate che meraviglia, si sfuma velocemente, guardate che luce. Perché lo utilizzo in questo modo? Lo utilizzo in questo modo semplicemente perché ci stiamo ritrovando nel periodo invernale col brutto tempo, quindi piove, nebbia, umidità, e mettere i prodotti in polvere sinceramente non mi va, perché uscire fuori, beccarmi qualche pioggerellina, poi guardarmi allo specchio e sembrare it, non mi va. Questa palettina mi aiuta tantissimo perché è in crema, dura tantissimo, poi la vado a fissare con la cipria, faccio sempre i zigomi e vado qua con l'illuminante, e devo dirvi che poi fissandolo con la cipria mi dura tutto il giorno. Io arrivo a casa la sera che comunque ho ancora del trucco in faccia, quindi resiste alla nebbia, all'umidità e mi piace tanto. Questa era la Fair, la più chiara, costa veramente pochissimo, meno di 10 euro, è molto molto funzionale. Infatti i colori poi si può utilizzare anche in base alle preferenze, ci sono tantissime tonalità, mi piace molto. Ovviamente io utilizzo la versione in crema perché, avendo la pelle secca, in certe situazioni preferisco i prodotti in crema, quindi questa per me è la prima palettina che utilizzo veramente tutti i santi giorni per definire il mio viso. Un altro prodotto di make up che vi mostro, che vi ho già fatto vedere in qualche video precedente, è questo mascara Vertige Longueur di Yves Rocher, tutto specchiato. Allora, io sono solita ad aprire qualsiasi mascara che compro, quindi nella mia trousse ci sono 10.000 mascara. Però ultimamente, in questo periodo, sto amando questo mascara perché è molto particolare. Particolare perché potete vederlo anche voi dallo scovolino, è sottilissimo e veramente secondo me ci si può cavare un occhio, però andando a lavorare in questa maniera vi fa delle cigliozze pazzesche, ma veramente, io che ho le ciglia sfigate, cioè guardate che ciglia che mi fa, me li fa veramente veramente lunghissime. Questo è il primo motivo per il quale lo utilizzo spesso. Il secondo motivo perché è estremamente estremamente nero, con un po' di passate, 2-3 passate, non 50.000, le ciglia sono molto molto nere, e questo mascara resiste tutto il giorno perché pian pianino i mascara vanno a sbiadirsi con passare delle ore, sono meno nere, alcuni si sgretolano. Comunque di sera sì, c'è il mascara, ma non è bello come lo è stato applicandolo al mattino. Questo qua dura tutto il giorno. Il terzo motivo che mi fa amare questo mascara è perché qualche tempo fa avevo visto Clio Makeup che aveva utilizzato l'eyeliner all'interno dell'occhio a posto della matita. Questa cosa vi faceva tipo un effetto visivo di un eyeliner, quindi per le impedite come me che non sanno utilizzare l'eyeliner, mettere all'interno o un eyeliner o un appunto mascara di questo genere vi faceva un effetto di avere l'eyeliner sopra, perfetto. Questo è ottimo per questa faccenda perché ha la punta, non so adesso come farvi vedere,
che accumula un pochino di prodotto, ma non tanto, quindi vi permette di seguire le ciglia all'interno dell'occhio, ovviamente non come una matita perché sennò si va a sbavare su tutto l'occhio e diventate panda, barra esasperate. Con molta attenzione riuscite a fare quella cornice che Clio ha mostrato nelle sue stories e fare l'effetto di un eyeliner. Io che l'eyeliner non lo so utilizzare, o se lo utilizzo faccio un occhio bello, l'altro che fa cagare, non riesco mai a farle uguali. Per me questa è un'ottima soluzione. Quindi io sto amando questo mascara anche per questo. E se siete anche voi impedite con l'eyeliner, vi consiglio di provare questa nuova tecnica di Clio. Passiamo al corpo. Allora, l'acqua profumata che sto amando in questo periodo, non chiedetemi perché, è l'acqua profumata Gelsomino e Pepe Rosa della Sienna. Io sono qua, ma vi assicuro che io la utilizzo, io mi ci lavo al mattino. Io in questo periodo sono follemente innamorata di questo profumo perché è fiorito, è delicato, ma allo stesso tempo femminile. Poi io amo il gelsomino che mi fa impazzire, però questa combinazione di gelsomino e pepe rosa dà quel qualcosa di frizzantino, di piccantino, di energizzante al mattino. Io quando lo metto al mattino mi sento meglio, mi sento più carica, mi sento proprio sì, più carica nell'affrontare anche una giornata uggiosa, nebbiosa, insomma, dalle mie parti c'è solo nebbia, piove, insomma. Per me è la super super preferita. La profumazione ovviamente è estiva, primaverile, però io la trovo fantastica in questo periodo perché sì, mi piace mettere le profumazioni un po' più forti, un po' più decise, ma non troppo perché quelle troppo mi fanno venire mal di testa, ma ogni tanto smorzare la giornata con questo mi piace da impazzire. Poi dura tantissimo sui vestiti, non mi ha creato nessuna irritazione perché mi spruzzo proprio sulla pelle nuda, nel senso non solo sui vestiti, non mi ha creato nessuna irritazione, mi dura tanto anche sui vestiti, quindi se io sono da qualche parte in giro, mi annuso e sento questo profumo, non so, mi fa sentire bene. Quindi questa è una delle mie acque preferite del periodo. Costa pochissimo, era in edizione limitata, infatti la sto centellinando, cioè la sto utilizzando però non a taniche, però l'amo. Bene, passiamo al prodotto universale che si può utilizzare per i capelli, si può utilizzare per il corpo, si può utilizzare per il viso. Io lo utilizzo in tutti e tre modi. Sto parlando dell'olio di karité puro al 100% dei provenzali. Questo qua. All'interno contiene. Dov'è l'inci? Vabbè, lo troveremo. Comunque non credo che contiene solo il burro di karité, ma contenga anche. Ah, contiene il burro di karité, toccafferolo, glicerina, l'olio di soia, comunque tutti gli oli che la mia pelle ama. Io lo sto amando follemente, sono la fine praticamente. Ha la sua pompettina, quindi molto comoda, non rischiate di sprecare prodotto. L'unica cosa che è in vetro, se siete sotto la doccia, pace all'anima sua se cade. Perché mi piace? Allora, mi piace. Allora, ragazzi, ultimamente sono un po' meno costante sul canale perché in questi mesi ho gli aggiornamenti, cioè corsi di aggiornamento per il mio lavoro. Quindi sto veramente tutta la giornata fuori casa. Praticamente sono 3 giorni alla settimana, quindi torno a casa tardissimo, sono stanca, sfinita, non ho voglia, eccetera. In queste giornate io cosa faccio? Torno a casa, mi faccio un bel scrub al corpo, perché facendo lo scrub mi dà questa sensazione di togliermi tutto il peso della giornata e poi subito vado ad applicare questo olio sul corpo, sotto la doccia, cioè sulla pelle umida. È veramente veramente fantastico, va a nutrire istantaneamente la pelle, la va a settificare proprio, la va a avvolgere, la va a coccolare e mi piace tantissimo. La stessa cosa faccio anche l'impacco pre-shampoo, ovviamente di sabato quando ho tempo, mi va a nutrire tantissimo i capelli, me li va a lucidare, che è una cosa favolosa. Sul viso
Lo utilizzo sempre sulla pelle umida dopo una maschera purificante, perché ovviamente chi ha la pelle reattiva sa che qualsiasi cosa tu fai, anche se respiri, ti spunta un brufolo, un'imperfezione, un'irritazione, palle. Io lo utilizzo dopo la maschera purificante, oppure quando appunto in quelle sere che dopo lo struccaggio non ho voglia di fare i step successivi, nel senso dopo la maschera non ho voglia di applicare il tonico, eccetera, perché sono veramente stanca, applico questo e sono a posto. Anche sul contorno occhi mi va a nutrire tantissimo la pelle. Al mattino è super morbida e super super setosa e non unge perché si assorbe velocemente. È un olio multiuso che io sto amando alla follia. Sicuramente lo andrò a ricomprare, ovviamente sono in stop da questi, però se mi ritrovo, che ne so, al Simply a far la spesa, dai, uno strappo per questo lieto lo posso fare, cioè prendo una cosa, amen, costa 6 euro, neanche tantissimo, e senza BDH, senza oli minerali derivati del petrolio, senza silicone, materie prime di sintesi, senza allergeni e profumo. Non testa sugli animali, vegan, ok, quindi amo. Amo e ve lo consiglio, è una vera coccola. Un altro prodotto per il viso che mi piace tantissimo in questo periodo è la maschera della L'Oreal. Quella nuova che uniforma e illumina le tre argille minerali limone yuzu. Questa qua è di questo colore qua, quindi oro giallino quasi. È una maschera molto buona, ovviamente non ha un inciverde. Qua promette di purificare, opacizzare. Ah no, scusate, qua si fanno vedere tutte le maschere allora. Questa qua e detossina e illumina, fantastica. È una maschera che ha all'interno dei microgranuli piccoli. Aspettate, se riesco ad aprirla ve la faccio vedere. Io qua c'è scritto 10 applicazioni, ma io questo tipo di maschere ci metto molto di più. È questa specie di pasta con una profumazione di limone quasi detersivo per i piatti, non è un granché, però leggermente più fresca. Si va a massaggiare sul viso, poi si lascia agire finché non comincia ad asciugarsi. Io faccio un bello strato, lascio agire per circa mezz'ora, poi massaggio delicatamente, sciacquo e ho due azioni. L'azione dello scrub, che ovviamente va a togliere tutte le cellule morte, e l'azione illuminante, fantastica. Mi lascia la grana della pelle molto liscia, molto levigata, i pori sono minimizzati ed è proprio illuminante. Cioè l'effetto luminoso io lo vedo e lo vedo anche nei giorni successivi. Mi piace veramente, veramente tantissimo. Infatti la utilizzo, non dico spessissimo perché fare lo scrub ogni 2x3 non fa bene, però 2 volte a settimana sì. Sempre nel tema del viso, sto amando follemente, che sono nella mia skincare da un mesetto circa, sono questi prodotti di Morakan Natural. Sto parlando della polvere di perla e dell'olietto con l'olio di argan e aspetta. Allora, l'olio di argano, l'olio di karité e la polvere di perla all'interno. Infatti vedete che ha il fondo bianco. Io sono circa a metà, no, meno, più della metà. Sono due prodottini preziosi, fantastici, cioè voi li dovete avere. Allora, questo è l'olietto molto spesso come consistenza, il suo rollino. È di questo colore, cioè colore qua, però molto spesso anche al tatto. Io lo utilizzo soprattutto in quei momenti quando non voglio fare altri step successivi, oppure lo utilizzo prima della crema, dopo il siero sulla pelle umida, anche nella zona contorno occhi, ed è favoloso, va a lisciare, a nutrire, a trattenere l'acqua nei tessuti, a illuminare l'incarnato, fa tutto. Ovviamente qua stiamo parlando su una fascia di prezzo di 17 euro per 10 ml di prodotto, ma ne basta veramente pochissimo. Io vi ho detto, sto utilizzando da un mese, ma sono quasi neanche alla metà ed è ottimo. La stessa cosa vi posso dire anche della polvere di perla. Ecco, fare una recensione completa su questo prodotto è difficile, perché questo è uno di quei prodotti che
fa tutto quanto, ma tutto. Io lo miscelo con le maschere, io lo miscelo con il siero, lo miscelo con la crema, lo utilizzo proprio polverina a mo' di cipria, ma non sul trucco, ma prima di andare a letto con un pennello molto pulito lo passo sul viso. È fantastico, ma fa veramente tutto, ha un effetto anti-age, ha un effetto purificante, ha un effetto astringente, ha un effetto levigante, ha un effetto illuminante, ha un effetto antirughe, fa tutto, ma soprattutto, cioè, una persona dice, come fai ad accorgertene di tutti questi effetti? Cioè, è impossibile spiegarlo perché una volta che voi lo integrate questo prodotto in qualsiasi altro prodotto, voi vedete la differenza, sentite la differenza sulla pelle e sentite che è un qualcosa di speciale, di particolare e di veramente prezioso. Non so come spiegarvelo, ma è un prodotto, un investimento che voi dovete fare. Costa 35 euro, mi rendo conto, ma ne basta una punta piccolissima. Voi non ne potrete fare a meno, io ve lo giuro. Io quando l'ho comprato sapevo che era qualcosa di prezioso, ma più lo utilizzo, più vedo la differenza e più non riesco a farne a meno. Provatelo perché è un investimento che fa bene alla vostra pelle e dura per tantissimo tempo, cioè 30 euro non è niente. Io a questo prodotto gli avrei dato molto, molto, molto di più per quanto è buono. L'ultimo prodotto che vi mostro, che sto utilizzando tantissimo da circa 2 mesi, no, scherziamo, 1 mese e mezzo, è questo qua di Lepo Cosmetics, il Bio Nutrisiero per le ciglia. Vi ho sempre detto che ho le ciglia sfigatissime, lo sto continuando ad utilizzare, questa è la prima confezione ancora, ne ho un'altra per il mantenimento. L'ho visto nello spacchettamento di Vanity Space, l'ho subito acquistato perché da tempo cercavo qualcosa di bio che andasse a nutrire le mie ciglia, che stimolasse la crescita e devo dirvi che dopo 1 mese io ho notato la differenza. Dopo 10 giorni la prima cosa che ho notato è che le mie ciglia erano più forti, che si sono annerite molto di più, quindi l'effetto visivo era quello di ciglia più folte, però non ho ancora le mie stesse ciglia, solo molto più nere e molto più forti, perché anche durante lo struccaggio non ne perdevo più. Dopo 1 mese sto notando che le mie ciglia effettivamente sono un pelino più lunghe. E vedo anche la crescita delle nuove ciglia che crescono più velocemente del solito. Quindi per adesso per me è un prodotto ottimo che si è suicidato, scusate, che io continuerò ad utilizzare e che ve ne parlerò quando finirò anche la seconda confezione e vi dirò effettivamente se funziona a lungo termine. Per adesso funziona e mi piace tanto. Anche questo è un investimento, sono 25 euro se non sbaglio, poco meno. Buono, cioè dura tantissimo. Io non sono neanche la metà anche di questo prodotto. Questo è il packaging a forma di eyeliner che si va a utilizzare mattino e sera sulle ciglia pulite. Bisogna aspettare che si asciuga il prodotto e poi procedere con il trucco andare a letto, rende le ciglia molto più elastiche e le fortifica veramente tanto. Adesso vi dico che cosa contiene. Contiene cellule meristematiche di echinacea, gliceridi di oliva, squalano vegetale, vitamina E, acqua di salvia, glocosaminoglicani e galattoarabina, vabbè. Comunque contiene delle cose molto particolari, io sinceramente la differenza la vedo. E niente ragazzi, io ho finito. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Mi raccomando, andate a spulciare se vi va nell'elenco delle ragazze che hanno partecipato. Soprattutto fatemi sapere se voi avete già provato qualche prodotto che vi ho mostrato. Io vi mando un grandissimo bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!